Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi sono qui per mostrarvi come ho realizzato questo make-up e la protagonista indiscussa di questo tutorial è sicuramente questa palettina di Collistar, molto carina già soltanto la confezione. Questa è uscita per il 30° anniversario di Collistar ed è la numero 02 Smoky Chic. Ora ve la mostro anche all'interno, anche se comunque la vedrete meglio all'opera all'interno del tutorial. Si presenta così, una volta aperta, con questo specchio davvero molto grande. E ha innanzitutto questa mini taglia di primer occhi di Collistar. Poi qui ci sono due pennellini che vi mostrerò dopo perché sennò so già che mi cade tutto. E i veri protagonisti del tutorial sono questi tre ombretti, davvero molto belli. Ovvero questo ombretto dorato. Questo, a differenza degli altri due, è shimmer, quindi non è opaco, è molto scrivente, molto pigmentato, davvero molto luminoso. Poi c'è questo marrone testa di moro, quindi un marrone scurissimo, opaco, anche lui molto scrivente. E infine c'è questo, che è quello che io preferisco tra i tre, ed è questo color mattone, anche esso opaco, è davvero molto molto scrivente. Poi ci sono gli altri due pennellini, ovvero una classica spugnetta, questa qui. Quindi niente di nuovo, insomma, una spugnetta normale. E poi questo che è un po' la rivelazione di questa palettina, perché questo questo pennello angolato, che però è molto interessante perché ha le setole molto compatte, quindi si può utilizzare tranquillamente per andare a stendere un ombretto, l'eyeliner, io mi ci trovo davvero molto bene. Quindi ora vi lascio al make-up tutorial, io spero che vi piaccia e niente, buona visione, ciao! Bene, iniziamo subito applicando il primer, in questo caso vado ad utilizzare quello che c'è all'interno della palettina, quindi questa mini size di primer occhi di Collistar. E lo stendo su tutta la palpebra mobile, sotto l'arcata sopraccigliare e anche sulla rima inferiore. Ora vado a stendere un'altra base, utilizzo in questo caso questo matitone della NYX, questo color marrone metallizzato, questo è il numero 617, e vado a stenderlo su tutta la palpebra mobile e poi vado a sfumarlo con il dito e lo porto leggermente anche verso la piega dell'occhio. E appunto andiamo a sfumare. Ritengo che questo passaggio dell'ulteriore base colorata sia fondamentale per questo trucco, almeno per quanto riguarda i miei gusti, perché va a rendere l'ombretto marrone opaco, che è davvero molto, molto scuro, e appunto opaco, va a rendere questo ombretto un po' più brillante, un po' più morbido, e personalmente lo preferisco. Ora vado a prendere il primo ombretto dalla palettina di Collistar e utilizzo questo color mattone opaco, davvero molto intenso, molto scrivente e pigmentato, e vado a stenderlo nella piega dell'occhio sfumandolo verso il sopracciglio, ma non troppo. Un trucchetto per andare ad applicare al meglio l'ombretto nella piega dell'occhio è quello di aprire ogni tanto l'occhio e di sfumare con l'occhio aperto, in modo che riusciremo a vedere quanto si vedrà l'ombretto una volta che il nostro trucco sarà finito. Sfumo bene l'ombretto verso l'angolo esterno in modo da andare ad allungare l'occhio, perché voglio un trucco molto allungato verso l'esterno più che verso l'alto. Ora applico il secondo colore, sempre dalla palettina di Collistar, e applico questo bellissimo marrone testa di moro opaco e lo applico con un pennello di precisione su tutta la palpebra mobile e lo porto anche verso la piega dell'occhio. Parto dall'attaccatura delle ciglia in modo da andare ad intensificare questo punto dell'occhio. E poi sfumo verso l'alto.
Non applico questo ombretto su tutta la palpebra, ma lascio per ora vuoto l'angolo interno, perché poi andrò ad applicare il terzo colore, che è questo oro molto acceso e brillante, che andrà ad illuminare il mio sguardo. Ora riprendo il pennello da sfumatura con cui ho steso il primo ombretto e vado a sfumare dove si incontra il marrone con il mattone, in modo da non lasciare questo stacco netto. Sotto l'arcata sopraccigliare e verso l'angolo interno dell'occhio vado a stendere con un pennello da sfumatura abbastanza morbido un ombretto color burro opaco, comunque un ombretto chiaro. Ora vado a prendere l'ultimo ombretto, sempre dalla stessa palettina, che è questo bellissimo oro puro, molto pigmentato anche lui, molto scrivente. Questo però, a differenza degli altri due, non è opaco ma è shimmer e quindi andrà ad illuminare il mio angolo interno. Ne prendo davvero una punta perché è davvero molto molto scrivente e vado ad applicarlo proprio nell'angolo interno dove non ho applicato il marrone. Mi ricongiungo al marrone e poi riprendo il pennello a penna con cui ho applicato l'ombretto marrone e vado a sfumare bene i due colori, sempre per non lasciare uno stacco troppo evidente. Adesso vado a prendere una matita marrone morbida e la applico nella rima interna dell'occhio, sia inferiore che superiore. Ora vado a tracciare una riga di eyeliner nera, però utilizzo una matita e andrò poi successivamente a sfumarla con un pennellino angolato. Ora utilizzo questo pennellino angolato che si trova all'interno della palettina e che io trovo davvero molto valido perché è molto compatto, quindi va a stendere bene sia l'ombretto che l'eyeliner, e utilizzo l'ombretto dorato e lo stendo qui nell'angolo interno, ma sulla rima inferiore, in modo da andare ad illuminare ulteriormente lo sguardo e poi lo sfumo un po' col dito. Con lo stesso pennellino vado a prendere anche il marrone e lo stendo su tutta la parte restante, sfumandolo con l'ombretto dorato. Adesso vado a piegare le mie ciglia. E vado ad applicare tanto 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 mascara e, perché no, un bel paio di ciglia finte. Quindi il truccocchi è finito. A questo punto io ho già steso la mia base, quindi un fondotinta minerale, però a questo punto è davvero molto molto importante andare a correggere le occhiaie, perché altrimenti con un trucco così scuro andremo soltanto ad accentuarli. Quindi vado ad applicare il mio correttore e a cancellare quindi queste brutte occhiaie e illuminare allo stesso tempo questa zona. Io per farlo faccio un mix di due correttori, ovvero questo di Debbie, che è questo correttore in stick che è molto molto aranciato, e poi utilizzo questo di MAC, che è lo Studio Finish Concealer, che è molto molto più chiaro. Quindi vado a fare un mix dei due correttori e vado a correggere le occhiaie. Ora passiamo al resto del viso e vado a fare un po' di contouring con questa terra di pupa, che è la Forsan numero 01. Con lo stesso pennello vado a prendere questo blush di MAC, che è questo rosa molto molto acceso, opaco, bellissimo, molto pigmentato, e che si chiama Fleur Power. Ne applico davvero poco perché è super iper pigmentato e scrivente.
Infine concludiamo con le labbra, vado ad applicare questo rossetto, questo è un Miss Pupa numero 301 ed è un bel fucsia che però sulle labbra risulta molto più attenuato perché ha un effetto traslucido, quindi non è troppo coprente, anche perché avendo fatto degli occhi così intensi sulle labbra voglio mantenermi nude ma neanche troppo. E vado semplicemente a picchiettarlo sulle labbra perché in questo modo avrà un effetto ancora meno intenso. Quindi questo è il risultato finale, io spero che questo make-up vi piaccia, a me piace tantissimo perché questi occhi intensi sono davvero molto intriganti, sensuali, molto intensi, sono davvero molto belli. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!